Ciao ragazzi, vicini e lontani, qui siamo in grande compagnia, ragazzole nei caffè, e mai niente ci fanno sapere. Noi ce la puzzamme e famo, sanno tutta quanta, e invece ci aiuta, ci abbuffa i capelli. Una canzone, tanti saluti ai nostri amici che ci seguono. E un aiuto morale, un aiuto concreto, un aiuto spirituale a tutti quelli che vivono una situazione di prigionia. Mentale. Se alcuni hanno chiuso il cerchio per non farti entrare, la domanda qual è? L'hai costruito te il cerchio? O l'hanno costruito gli altri in cerchio? Questo per dire che cosa? Che è normale che uno vive in una sfera propria, ed è normale che per entrare nella sfera dell'individuo che in cui stai vicino devi avere le stesse affinità, no? Ognuno di noi ha intorno a sé una sfera di modi di pensare, di modi di vedere, di usanze, di vizi, di cose che gli piacciono, altrimenti come potremmo andare d'accordo con tutti? Non puoi andare d'accordo con tutti, non esiste, puoi solamente accordare certe cose, ma andare d'accordo no, ma su una sola cosa siamo tutti d'accordo: la nascita e la morte. Quindi, visto che c'è per tutti la nascita e la morte, tutto il resto che possiamo tenerci per noi ce lo teniamo, teniamocelo per noi, tu il tuo modo di fare, io il mio modo di fare, però ma da fu piacere nata a miscà a merda che ha cioccolata, capisci? A merda che ha cioccolata, non la dovete confondere in senso globale, capito? Le usanze, il modo di interpretare la vita è tuo? Bene, benissimo. Tanto di cappello.
è evidente che la stiamo buttando un po' su un livello piuttosto non personale, ma su qualcosa che ci tocca in maniera vicina. E anche se non lo so se pubblicherò questo video, vi dico che c'è qualcos'altro al di là dei modi di fare, al di là di alzarti, alzi la mattina, vai a lavorare, porti la bagnotta a casa, c'è qualcos'altro che dà gusto alla vita, mi dovete credere, c'è qualcos'altro, e a me mi ha sempre portato avanti quel qualcos'altro, si chiama dignità. A me mi ha sempre portato avanti, fin da piccolo, il tenere a bada il vivere da serpente per ottenere le cose. Si può? Non si può. Punto. Si può, non si può, punto. E i risultati che poi, i risultati che si possono ottenere da una vita da serpente, da un individuo che striscia, che viene sotto e quando ha ottenuto le cose poi ti caga nemmeno di striscio, dopo un po' arriva il totale, si paga tutto. Quindi fatevi i vostri conti e imparate a vivere come bisogna vivere, metteteci la faccia e andate avanti, capito? Perché è facile parlare in una certa maniera, confidarsi faccia in faccia e poi giri l'angolo e c'hai il pugnale in mano, è facile, però questi sono i risultati, vedi? Che Mario si deve esprimere congiungendo i miei modi di vedere le cose e farli rispecchiare nella giustizia globale, nei modi di fare legittimi. Purtroppo io so solo che il vivere quotidiano mio mi sta dando ragione anche a causa di soggetti che ci hanno portato dove siamo, soggetti che la pensano diversamente, ed ecco che lì incomincia il mio forte. In che senso? Che qualsiasi cosa viene detta da Mario è riguardo i fatti, non le persone. Io, e chi sono per giudicare mia moglie, miei figli, mia suocera, mia mamma? Chi la giudica mia mamma? Anche per un eventuale capriccio, un qualcosa che è successo nei tempi, oppure i miei fratelli, i miei cognati. Io giudico i fatti, e quando giudicate i fatti, siete lontanissimo da puntare il dito contro una persona. Il giudicare i fatti è oggettiva la cosa, capito? Quindi i fatti cosa ci dicono? Ci dicono che dobbiamo pregare per stare lontano da qualsiasi
complicità che abbia un timbro di un taglio, diciamo, che raffiguri un studiandoci un passato che ha avuto chiara tarata si innenava la paesa. Passato non conta, conta il presente cosa ci dice? Cosa ci dice? Quello che sto dicendo io, che io devo ringraziare tutti quelli che mi hanno accompagnato finora, ma quando poi ognuno di noi ha un certo taglio, questo taglio va rispettato, quindi a ognuno il libero arbitrio di vivere la propria vita. Però non mi scamma a merda che c'è più altro. Auguri e buon Natale, ciao.